Amici di Atti Sport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Con grande piacere ritroviamo oggi in nostra compagnia il vicepresidente del Telimar Palermo, Federica Giliberti. Benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie Andrea, grazie a te dell'invito. Buongiorno a tutti. Partiamo dall'ultima uscita ufficiale, il match giocato e vinto anche in maniera molto netta sabato contro la Rarinantes Salerno. Quale eredità vi lascia questa partita? L'eredità che ci fa capire che giocando bene con la testa sin dal primo minuto si può fare diventare facile una partita che sulla carta era difficile, perché la piscina vitale di Salerno è una piscina già difficile di suo. Il Salerno è rientrato all'interno del girone scudetto, quindi non ha nulla da perdere se non tanto da vincere. In casa ce l'avrebbe messa tutta, quindi poteva essere una partita sulla carta molto difficile che noi abbiamo condotto sin dall'inizio in maniera perfetta, perché non potevamo sbagliare, perché dopo la prestazione della prima giornata del Grande Scudetto con il Trieste fuori casa ci ha visto un po' tornare a casa con le prime nel sacco, perché non ci immaginavamo di fare una prestazione così brutta. Mentre col Salerno abbiamo giocato in maniera quasi impeccabile. Capisco che la squadra ha uno spessore diverso da quello del Trieste, però ripeto, poteva essere una partita molto difficile che invece, proprio perché approcciata bene, è diventata una partita facile, e quindi con un risultato del genere. Diciamo per chiosare sulla prova di Trieste, si accetta la sconfitta, ma bisogna lottare con il coltello tra i denti fino all'ultimo secondo utile, dal primo minuto al fischio finale. Eh sì, il problema è che ci sono mancati i primi 3 tempi, perché l'ultimo tempo era stato buono, ma non si gioca soltanto in un tempo, bisogna Certo. giocare dall'inizio alla fine. E noi eravamo entrati in acqua male, perché comunque i ragazzi non erano al massimo della forma, tornavano tre dai collegiali, per cui non avevano assiemato molto diciamo, il gioco pre-partita, e uno era molto malmesso dal punto di vista fisico, perché non stava bene per il raffreddore, quindi insomma diciamo che non vogliamo trovarci scuse, però potevamo giocare molto molto meglio. Siamo sicuramente cresciuti nella partita con il Salerno, ma come gioco nostro, a prescindere dagli avversari. Per cui andiamo avanti per fare bene. Certo, e si va avanti, inizia, lo dicevo a microfoni spenti, una settimana storica sia per la città di Palermo che per il Telimar. Sì, Qual è una il clima settimana, che più si che altro respira? un Quale mese clima si sì. respira in queste ore? Allora, domani 1 marzo, si inizia mercoledì con il Brescia, con i campioni d'Italia uscenti qui a Palermo. Giocheremo, incrocio le dita, alla piscina olimpica comunale alle 15. Ci ricordiamo della partita giocata nel girone di andata alla Monpiano, in cui abbiamo fatto una bellissima gara. Siamo stati in pari fino alla fine del terzo tempo, poi abbiamo calato un po' la tensione nel quarto. E loro si sono ulteriormente, una squadra stupenda che diciamo non può avere filo alla torcia, forse soltanto con la compagine del record per questo campionato. Una squadra stupenda che ha avuto anche l'ingresso di Papensky dopo averci incontrato, per cui sarà una partita molto difficile, ma una partita da diciamo alta tensione, che ci potrà fare bene la preparazione poi dei match che si andranno a giocare andando avanti. Prima di tutti sabato la gara 1 di finale di Lenne Eurocup, e poi continueremo con il campionato, continueremo con la Coppa Italia, perché dal 10 al 13 si gioca a quinto, per cui ci siamo, e per poi andare avanti fino alla gara 2 della Lenne Eurocup, che si giocherà il 26 marzo nella piscina del Sabadell. E, insomma, un marzo ben intenso, benissimo intenso. Speriamo di fare bene e Certo. giocare come sappiamo. Che cosa significa dal punto di vista organizzativo ospitare una gara di finale di una Coppa europea? Il Telimar, lo preciso, ha già ospitato il concentramento di Coppa, però penso che come atmosfera, come evento, sia qualcosa un attimo di un po' più particolareggiato. Sì, diciamo che noi abbiamo nel passato, a prescindere dai preliminari
di Eurocup organizzato numerose manifestazioni di interesse internazionale che hanno visto come protagonista il Sette Bello di Sandro Campagna. Essere però squadra partecipante è ancora più emozionante, nonché impegnativo, perché bisogna fare bene in tutti i sensi. Noi siamo abbastanza rodati, siamo molto paranoici e molto precisi in tante cose, per cui speriamo di far bene anche in questo, nel senso di lasciare un bel ricordo sia nei nostri avversari, la compagine spagnola che siamo felici di ospitare qui a Palermo, che è della delegazione della Lega Europea di nuoto, della LEN, per cui è una bellissima emozione. Mercoledì però, diciamo, c'è l'antipasto di questa serata storica, lo accennava anche lei all'inizio, arriva a Palermo l'AN Brescia, campione d'Italia in carica, e io aggiungo anche formazione che sta deliziando in Champions League. Che partita ci possiamo aspettare? Allora, è una partita sicuramente impegnativa. Loro non possono, tra virgolette, retrocedere di un passo, verranno qui col coltello tra i denti, come ho detto tu prima. Sarà una partita che noi, devo dire la verità, avremmo voluto giocare in altra data, perché siamo molto molto focalizzati sulla gara di sabato, sulla gara della LEN di finale di Eurocup, però ce la giocheremo come sempre, approcciando con il nostro pio agonistico che ci contraddistingue, utilizzandola appunto come banco di prova per quello che sarà il match contro il Sabadell. E quali sono le risposte che chiedete al match contro i campioni d'Italia? E ci aggiungo insieme, quanto è importante arrivare al confronto con gli spagnoli con nelle gambe? Magari qualcuno potrebbe dire era meglio allenarsi, però quanto è importante poi avere nelle gambe una partita di alto livello, una partita nella quale affrontare momenti di difficoltà in proiezione di quella che poi sarà la sfida con gli spagnoli? È importante perché bisogna mantenere alta la tensione, la gara di mercoledì ce la fa mantenere alta. Sarà importante però, sono due squadre completamente diverse, Brescia e Sabadell, per cui l'approccio alle partite sarà sempre quello di dare il massimo. Vedremo poi come usciremo dalla partita di mercoledì, che ripeto è difficilissima, però ci deve fare capire che giocando come squadra, quello che siamo, mettendo tutti quanti il proprio gioco al servizio della tattica del nostro mister Gubaldinetti, potremo fare bene poi sabato. E chiudiamo con un'ultima battuta. Quale messaggio sente di rivolgere alla squadra in vista del confronto di sabato? Anche perché mi piace fare questa proiezione partendo dall'inizio dell'anno. Se magari qualcuno avesse detto a marzo vi ritrovate a giocare una finale di LEN Eurocup, probabilmente più di qualcuno avrebbe detto stiamo con i piedi per terra e vediamo che succede. Allora, mi piace puntualizzare il fatto che noi abbiamo fatto tutti, sia la squadra che la dirigenza, enormi sacrifici per arrivare a questo livello, per arrivare a questo punto. Nulla è lasciato al caso. Dall'inizio dell'Eurocup, che è stata giocata round per round al massimo, abbiamo passato ogni round come primi del girone, quindi siamo stati molto felici di questo, fino ad arrivare alla finale. I ragazzi hanno fatto tanti sacrifici, la squadra ha fatto tanti sacrifici, abbiamo fatto tutto con tanta determinazione e dedizione. Il messaggio che voglio dare è che continuando a funzionare come gruppo, come squadra, con la dedizione che abbiamo sempre avuto, possiamo portare a casa un risultato storico, che è quello che ci meritiamo, che poi potremo festeggiare tutti insieme una volta conseguito. E sabato sarà importante una vittoria in casa per poi potersi andare a giocare tutto nel ritorno del 26 marzo in Spagna. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Federica Giliberti per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Grazie. Grazie a te, Andrea, grazie mille.